Ciao Daniele, Ciao, ciao, come stai? ciao. Ciao, bene, bene. Mi senti tutto bene? Tolgo le cuffie che non mi prendono. Sì, sento. Perfetto, diteci ovviamente se si sente tutto bene. Ciao a tutti quelli che stanno entrando. Ciao Daniele, come stai? Finito la maturità. Sto bene. Oggi è l'ultimo giorno. Oggi era l'ultimo giorno della commissione, quindi sì, posso Wow, comodo. insomma. Non so se rientro con la voce, perché... No. Rientri con la voce? Aspetta che provo a vedere se non so se sono io. Non so se Tu non hai cuffie? è il mio... No, forse adesso no. Vediamo. Ora meglio? Non so. Sì, Oh. no, non adesso a posto. Perfetto. E quindi sì, si sente tutto. Fermano, eh. Non si arriva. L'importante è che sentano loro. Bene, quindi dai, tutto bene, insomma, abbiamo terminato questa fatica, però bello, bella esperienza. È stata dura anche quest'anno, immagino, hai ricambiato tutto, tutto sempre un mistero. La maturità è diversa, quindi... Un continuo mistero la maturità, bellissimo. Infatti dopo la domandina sulla maturità te la faccio, assolutamente. No, ma innanzitutto iniziamo con... voglio raccontare dove ti ho conosciuto, perché ti ho conosciuto in una scuola, e infatti, ecco, vedo che già i commenti stanno suggerendo, ti ho conosciuto a scuola, nella scuola in cui insegni, in cui sei professore, dove io ho fatto il servizio civile e qualche volta sono sicuro che ti ho incrociato Sei nei corridoi, magari. Esatto. una faccia tu, siamo Sì. incrociati. Ma io infatti poi quando ho scoperto, perché io poi ti ho trovato su TikTok, e quando ho scoperto che eri lo stesso, cioè ho collegato che eri lo stesso, ho detto, beh, io lo conosco, ho detto, no, bisogna fare immediatamente qualcosa con lo Z-Talk. E quindi ti ho portato, soprattutto perché poi io parlavo comunque con i liceali di quella scuola, e non so se lo sai, ma sei stramato. Stramato, ma veramente. Marco, fa piacere. Quando metto un po' di un po' meno amato, non lo so, però fa parte del così, è così il mio lavoro. Quindi, no, sono contento. Comunque, l'esperienza a scuola mi serve. Quindi, anche io mi trovo molto bene con i ragazzi. Un lavoro che faccio con passione. Comunque, ti confermo che mi riporta la mia voce. La senti? Sì, non so se Questo è un peccato. forse la... dalle cuffie? No, non me le prende. Dici che è per quello? Non lo so, adesso sembra risolto, poi vediamo, viene e va comunque. Vabbè, comunque, la diretta va avanti. Show must go on. E appunto, no, dicevamo, sei stramato a scuola e me l'hanno confermato anche i numeri che hai nell'altra scuola, quella diciamo virtuale. E quindi io partirei subito a bomba chiedendoti. Perché sei un, tra virgolette, perdonami la parola, un doppio professore, cioè un professore fisico in una scuola, ma anche un professore social. Beh, guarda, perché evidentemente non mi bastava, non lo so, mi sono dato questa spiegazione, non mi bastava parlare di alcune cose in classe, volevo continuare a parlarne. E il mio lavoro di insegnante nasce innanzitutto da una passione per la materia che tratto, che è la letteratura. E io sono professore di italiano e latino, insegno anche, come ho fatto lì a scuola, anche storia e geografia, insomma, però le mie materie di lezione sono italiano e latino, la letteratura. E ho una grande passione per queste cose, quindi per me è venuto abbastanza naturale cominciare a parlarne anche sui social, condividere, diciamo, questa passione. All'inizio così, giusto per il gusto di farlo, poi piano piano, come dicevi tu, insomma, è diventata anche una sorta di altra classe, aggiunta, no? Virtuale. Perché ecco, soprattutto
vedi ecco come scrivono. In questo periodo di maturità, insomma, ho tanti studenti anche virtuali che mi intasano i messaggi per dirmi, insomma, che hanno fatto l'esame, per ringraziarmi. E io sono contentissimo perché sento che il mio lavoro, insomma, in qualche modo riesce ad andare oltre quello che si fa in classe, e questa è anche un po' una novità, secondo me, quindi sono contento di farlo. Ma lo sai, tu non sei il primo professore con cui parlo che fa anche il professore sui social, tra virgolette. Ho parlato con Barba Sofia, non so se lo conosci, Matteo Saudino, che è una persona stupenda, veramente io lo adoro alla follia, quell'uomo. E a lui non ho chiesto questa cosa, ma te la voglio, cioè insomma voglio sollevare questo tema con te, perché appunto sei già il secondo che portiamo qui su Z, quindi magari è bello cominciare con questo argomento. È visibile a tutti, ovviamente, è bello però fermarsi a rifletterci. Sempre più professori vanno sui social a fare appunto a creare quella che poi sembra una lezione online, che poi non sono vere e proprie lezioni online, perché chi fa i TikTok, chi fa i Reel, chi fa video IGTV, insomma ci sono miliardi e miliardi di modi, però è sempre più comune vedere, ed è un trend, perdonami il termine, positivo per me, personalmente, mio parere personale, che però si sta sviluppando molto, cioè i più grandi, la fisica che mi piace, non so se lo conosci, Saudino, tu, ma è pieno, è strapieno. Ed è un tema tutto nostro, cioè nostro, parlo di generazione Z. E ti volevo chiedere, tu come la vedi questo trend? Cioè entriamoci, se ti va, un po' dentro, vediamo un po', cioè come vedi questo, perché secondo te si sta cominciando a creare questa, tra virgolette, classe virtuale continua? Guarda, allora, innanzitutto dico una cosa, questa tendenza, questo trend, come dici tu, si sta espandendo sempre di più, ma negli ultimi 2-3 anni. Io ho iniziato nel 2019 ed eravamo pochissimi a fare questo, sia a stare su YouTube, per esempio, a fare video lezioni come faccio io, sia soprattutto a aprire il profilo Instagram. Una volta con una mia collega di Bologna, una professoressa, anche lei molto seguita qui sui social, Prof. and the City, parlavamo proprio di questo. Diceva, io all'inizio avevo paura ad aprire il profilo perché c'erano gli affari miei e gli studenti, i ragazzi vedevano quello che facevo, e ce l'ho avuta anch'io questa paura all'inizio perché eravamo veramente pochissimi a farlo, e mi chiedevo, no, se fosse opportuno, se fosse, insomma, aderente col mio lavoro, no, l'idea di mostrarmi così sui social. C'è innanzitutto da dire che sui social si mostra quello che si vuole, quindi chiaramente la vita privata, se si vuole, la si mostra, non c'è niente da nascondere, altrimenti no, non è necessario. Quello che si può condividere però invece la propria passione, in questo non c'è niente di male, quindi è per quello che a un certo punto io mi sono poi convinto ad aprire i miei social, soprattutto Instagram qui, che inizialmente era un profilo solo mio, così per gli amici, no? E poi ho pensato che invece condividere la mia passione non aveva assolutamente nessun punto negativo, anzi, e ho scoperto che i miei studenti cominciavano a seguirmi su Instagram e cominciavano ad appassionarsi di alcune cose che raccontavo, che andavano un po' oltre anche la semplice lezione in classe, no? E quindi questo mi ha spinto a fare sempre di più. Per me è qualcosa di molto positivo essere presenti online. Tu dicevi, fa parte proprio della generazione Z questo aspetto. Guarda, come al solito le istituzioni stanno indietro, come su qualsiasi altro tema in questo paese, e soltanto adesso sono fresco di concorsi pubblici, quindi so benissimo cosa ci chiedono, cosa vogliono dare. Solo adesso cominciano a capire il potenziale di questi mezzi. E tu facevi i nomi di tanti professori online, beh, in tanti lo abbiamo capito un po' prima. Cioè c'è la possibilità oggi di aumentare gli ambienti di apprendimento. Lo spazio di apprendimento non è più necessariamente quello solo della scuola e della classe, che comunque continua ad essere centrale, anche perché la classe è un luogo di socialità, è un luogo di rapporto reale, diretto. Quindi non sono assolutamente in competizione questi due mondi, no? Però estendere anche gli ambienti di apprendimento al di fuori, secondo me ricalca proprio la struttura naturale di come noi impariamo, di come noi ci rapportiamo con il sapere e con la conoscenza. Noi non... È un po' forzata, è un po' finta l'idea che soltanto in una classe noi entriamo per apprendere,
per conoscere, per aumentare il nostro bagaglio culturale, la nostra persona, e poi fuori no. In realtà l'apprendimento avviene sempre, in qualsiasi contesto ci troviamo, e impariamo dalle esperienze più disparate. Allora perché non sul web? Perché non sui social? Perché questo non può essere un altro luogo di apprendimento, di conoscenza? Un luogo anche stimolante, perché dà la possibilità di fare tante cose. Io vengo da pochi giorni da una diretta su YouTube, prematurità, per dare una mano ulteriore ai ragazzi che preparavano l'orale, con la Biblioteca di Alessandria, che è un altro canale anche più seguito del mio, insomma, perché lui fa proprio, è un grande appassionato di storia. L'ho conosciuto a un festival a Gorizia al quale partecipavamo entrambi, avevamo una conferenza insieme da fare e ci siamo subito trovati, perché l'intento era lo stesso, cioè quello di diffondere, di divulgare la conoscenza anche al di fuori dei metodi tradizionali. E questo secondo me è bellissimo, cioè ed è assolutamente in linea col nostro lavoro, secondo me. È proprio... Quindi tu lo vedi come un plus, il web, e quindi il professore sul web, ovviamente dal professore fisico della tua classe, e quindi l'apprendimento della tua classe. Il professore fisico, il professore presente in classe, cioè non si discute, chiaramente, no? È quel ruolo, ha ancora un ruolo fondamentale, però poi la possibilità anche di riempire i social di qualcosa di diverso, secondo me è interessante, insomma. Noi abbiamo i social pieni di questa roba, no? Positiva e negativa, non sono di quei bacchettoni che, per carità, l'influenza, ognuno fa il suo, no? Ognuno fa il suo lavoro. Quindi c'è chi con molta facilità vende trucchi, c'è chi con molta facilità spiega ricette di cucina. Non capisco perché un appassionato di storia, di letteratura, un professore stesso che della comunicazione poi fa il suo lavoro, no? Perché il nostro è un lavoro di comunicazione, perché debba arrivare a priori a questi strumenti? Perché li dobbiamo lasciare tutti agli influencer di abiti e di cucina? Perché Mi hai fatto venire un dubbio prima, quando hai detto che appunto le istituzioni adesso stanno iniziando a capire un po' che è abbastanza importante anche il web nella scuola. Ma secondo te, ad oggi, le istituzioni tengono conto anche magari di immagini, appunto, un professore fa una domanda di lavoro e ha un seguito sul web? Secondo te fa? Cioè, è come se fosse curriculum, giusto? No? Peggio. Ti ammazzo. In quel grande macchinone che sono i concorsi pubblici, se tu vai lì e dici che sei un professore sul web e hai un canale, secondo me ti penalizza pure. Te lo dico per esperienza personale, perché ho fatto un concorso adesso, un orale, ho superato anche l'orale del concorso, quindi tutto a posto. Però secondo me questa cosa non è piaciuta. Io a un certo punto l'ho detta perché fa parte del mio curriculum. È il tuo lavoro anche, cioè, nel senso... Era una cosa meravigliosa, anche perché poi magari gli stessi professori hanno usato le mie video lezioni per anni nelle loro classi, capito? Perché io do le mie, adesso per carità, non voglio fare polemica perché io sono contentissimo di questo, però io do le mie video lezioni con la mia faccia. Tanti professori che non le vogliono fare, giustamente, utilizzano il materiale disponibile online, tra cui il mio, no? Però poi quando vai a dire a una commissione che ti sta valutando, nelle loro facce non ho visto una grande gioia, insomma, secondo me mi ha anche un po' penalizzato. Io non me lo toglie nessuno dalla testa. Perché poi hanno cominciato a farmi battute, ma quindi sei famoso, ma quindi lo vuoi fare davvero l'insegnante, ma che c'entra? L'istituzione, ora non entriamo troppo nel tema, no, che è troppo scabroso. No, ma tornando magari sugli studenti proprio, io stesso, quando ero studente, parlo di due o tre anni fa, quando ho fatto la maturità, e io stesso ho preparato la maturità con video di professori online, molti, ma la stragrande maggioranza di interrogazioni del quinto io le ho risolte con quelle di filosofia, tutte con Barba Sofia, ma io gliel'ho detto, ma era un plus, capito? Non era un sostituire a ciò che già mi dava la mia professoressa, il mio professore. Però appunto, da ex studente, ora parlando sempre con studenti, io so per certo che ad oggi i ragazzi vi vedono anche come guide. Venite visti anche come dei maestri, permettimi il termine, quasi anche più idolatrati dei professori che hanno. Ovviamente sono due ruoli differenti, perché il professore che hanno è un professore che ha, tra virgolette, potere su di te, e quindi c'è tutta la questione della scuola, della materia disciplinare. Però
lo studente vi vede sicuramente come un qualcosa a cui appoggiarsi, perché state su internet, siete onnipresenti, lui vi può vedere quando meglio vuole, Guarda, io ti quando gli capisco, serve. nel senso che chiaramente il ruolo del docente è quello di essere presente in classe e di avere quindi una relazione educativa prima di tutto, cioè il rapporto con l'alunno e l'insegnamento soprattutto passa attraverso questa relazione, no? Non c'è insegnamento senza questa, io l'ho appreso sulla mia pelle, quindi la presenza del docente in classe crea questo se il docente vuole, perché c'è pure chi non lo vuole. Certo. Però se si crea un rapporto chiaramente sano, a quel punto l'insegnamento viene trasmesso. Io credo che sui social stia succedendo più o meno la stessa cosa, perché? Perché gli studenti, io ti ripeto, tanti tanti studenti che mi scrivono da qualsiasi parte d'Italia, quindi non i miei e basta, che studiano con i miei video. E io credo che per loro vedere il mio viso, vedere quello che faccio sui social, quello che faccio su Instagram, ogni tanto racconto anche cose mie personali, insomma, senza entrare troppo nel dettaglio, ma lo faccio, mi viene naturale. Questo crea di nuovo una relazione, crea una relazione con il professore, quindi si sente vicini a quel professore. È proprio il meccanismo del web, questo discorso lo possiamo applicare a tutti gli aspetti, cioè anche il lavoro dell'influencer è così, no? Senti di avere un amico che ti consiglia le cose da comprare. Fidelizzare il È lo pubblico. stesso meccanismo che ne vedi il volto, tant'è che io una delle prime cose che ho scelto di fare quando ho aperto il canale è di metterci la faccia, perché avevo pensato che questa relazione educativa non potesse saltare del tutto e che quindi dovessi riprodurla anche un po' sul web. E quindi se tu vai su internet, su YouTube, tanti fanno video lezioni con delle slide, con delle immagini, diciamo, che passano e che magari sono anche molto utili. Io ci tenevo invece a metterci la faccia, proprio per ribadire questa presenza e creare questo collegamento che di fatto si crea, quindi sono molto soddisfatto. Ti faccio una domanda un po' cattivella, me la sono tenuta per ultima. Vai, vai, vai. Belle, belle. Secondo te, perché è una riflessione che ho pensato e non mi sono dato una risposta ancora al 100%, ho una mia idea, che adesso magari ne parliamo. Secondo te, forse questo successo, appunto dei professori online non è anche in qualche modo causato da delle mancanze dei professori? Cioè i professori, tra virgolette, fisici degli alunni, cioè il fatto che l'alunno ricerchi un altro professore e studi, magari ci saranno degli esempi di ragazzi che studiano magari più sul web che dai libri della scuola. Ora sto sparando tutta l'urban fashion, ci saranno delle eccezioni. Non è forse anche dovuto a delle problematiche magari nei professori di oggi, nella scuola di oggi? Guarda, sicuramente ci sono anche casi come questo. Io cerco di frenarli quando mi capitano, perché tanti ragazzi mi raccontano la loro esperienza per messaggio, no? Mi arrivano soprattutto in questo periodo di maturità tanti messaggi di ragazzi che si vogliono sfogare perché c'hanno il professore che... Io non entro in queste dinamiche mai, rispondo sempre allo stesso modo, perché io non sono in classe, è un'altra cosa quella che faccio io. Quindi io allo stesso modo, anche qui non mi sento di dire che ci sono professori che... E si comportano male e quindi i ragazzi cercano un altro professore fuori. Secondo me, banalmente, sono due cose che coesistono. Cioè, da una parte c'è il professore in classe che può essere più o meno bravo, più o meno capace a instaurare una relazione, e dall'altra parte poi c'è magari un professore digitale, un professore virtuale online che piano piano crea, diciamo, comunque una relazione, crea comunque un rapporto e con le sue lezioni, con la sua esperienza, con le sue condivisioni. Quindi io credo che le due cose possano andare di pari passo. Poi i professori che non sanno stare in classe ci sono sempre e lo dico con molta facilità perché è vero. E io non sono nessuno per dire chi lo sia e chi no, sia chiaro, eh. Però, insomma, io ricordo anche la mia di esperienza, insomma, vabbè che sono grande, però non sono vecchio, quindi un po' me la ricordo ancora, l'esperienza a scuola, e io mi ricordo benissimo, ho avuto professori assolutamente incapaci di trasmettermi, anzi, mi hanno buttato giù tanto, mi hanno proprio demotivato, anche se io avevo questa grande passione per le lettere, me la sono dovuta coltivare da solo, quindi, insomma... Ma se guardassi verso il futuro, queste due linee parallele, scuola fisica e scuola web, tra virgolette, verso il futuro saranno linee parallele continuamente? Non si non...
non si incroceranno mai. Arriverà magari, cioè, nel senso, il web scuola nel futuro, secondo te, si espanderà ancora di più? Secondo me sì, assolutamente sì. Spero che queste due linee non entrino mai in competizione tra loro, perché sono due lavori profondamente diversi. La in classe, cioè, è ciò di cui non si può fare a meno mai. Quindi, se proprio dovessimo scegliere di farne morire una delle due, facciamo morire il digitale. Cioè, in classe ci si deve stare, si deve essere presenti nella relazione. Poi, tutto quello che è un di più, però va considerato un di più. Io anche, per esempio, cerco sempre in classe di non dare le mie video lezioni come lezione da studiare effettivamente a casa. Le do al massimo come ripasso. Perché ci tengo magari a fare pure la stessa lezione, identica, però a farla io in presenza, e poi quel materiale lo usano per ripasso. Ogni tanto ho dato qualche lezione anche per una questione di comodità, a volte mi risultavano comode. Però, per esempio, in quinto, che avevano la maturità quest'anno, io ho sempre replicato la lezione, cioè la facevo in classe, spiegavo l'autore e poi si andava sul video, si ripassava e questo è importante perché sennò che facciamo? Ma, sai, a me la cosa che più piace di questo binomio web scuola è il vedere un'ambizione, un sogno che io ho da tempo, cioè che vivevo quando stavo a scuola, che io ero costantemente ossessionato dall'unire i saperi. Questa è una cosa molto greca, cioè l'unione dei saperi è la vera sapienza. Però lo stesso, questa cosa mi penalizzava nell'istituzione scolastica. Mi penalizzava dal momento che io arrivavo, che facevo un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, cercando di unire. E quindi finiva che io mai riuscivo a soddisfare propriamente le lezioni, cioè, scusami, le voglie di un professore, insomma, ciò che il professore mi chiedeva. Però l'unione dei saperi per me è sempre stata, quando sono uscito da scuola, soprattutto, principalmente con il web, io mi sono continuamente, ma lo faccio ogni giorno, io so per certo che sono pieno di ragazze che fanno, io a volte mi vedo video di, non lo so, di astronomia, ma che io, l'astronomia, ma quando mai lo so, ma quando mai la capisco? Ma vedi che ti Ma dico, la... infatti, ecco, esatto, cioè il fatto è proprio questo, che uno non smette mai di informarsi, di conoscere, quindi l'ambiente fittizio che è la classe, no? Convenzionalmente noi decidiamo di riunirci un tot di ore al giorno per stare in classe ed apprendere, bellissimo, però è fittizio, è finzione pura. Che poi in realtà il meccanismo dell'apprendimento avviene anche fuori, avviene e io lo so benissimo, lo faccio anch'io, lo vedo fare, ci si informa continuamente sul web, cioè si cercano informazioni, questo anche un po' per buttare giù quell'idea terribile, terrificante che la generazione Z, visto che siamo Z, sia una generazione disinteressata dalla conoscenza, non gliene frega niente a sti giovani. Io leggo certi commenti, mi arrabbio da morire. C'è, cioè, per esempio un social che è Facebook, che io non frequento più perché è pieno di quelle persone, magari un po' più avanti con l'età, che cominciano a fare questi discorsi terrificanti, ai ragazzi non interessa, ai ragazzi non importa niente, non hanno più i valori, non gliene frega niente della conoscenza. Non è vero, non è vero. E le migliaia, milioni di visualizzazioni che i video di cultura hanno su YouTube ne sono la dimostrazione. Stanno tutti attaccati lì a conoscere, a capire. Io guarda, addirittura su TikTok l'ho notata questa cosa, dove l'intrattenimento che faccio è completamente diverso, no? Lì non sono video lezioni, lì così è cazzeggio e mi diverto a raccontare aneddoti, storie così. Ma E che comunque è utile, che comunque no, fa. infatti è una cosa in più, insomma, chiaramente non c'entra niente con YouTube, ma è un'altra cosa ancora, ma mi diverte molto. E anche lì, cioè, io ogni argomento che pubblico, ho le valanghe di ragazzini sotto che mi rispondono, tra l'altro certe volte rompono pure perché non è proprio così, ma in realtà pare, no, i filologi lì dell'informazione che ho dato, questo dimostra che c'è proprio una grande voglia di conoscere. Poi certo, il web ha le sue trappole. Bisogna capire bene come relazionarci, sì, perché l'informazione non sempre è corretta. Quindi tante volte c'è pure una. Ecco, questo forse la generazione Z ci deve lavorare molto, eh. C'è proprio una continua creazione di informazioni non corrette, di informazioni troppo rapide, prese così da un sito Sì. E qualunque. Su beh, questo.
la frenesia che ti danno i social, voler molte volte accoppiare informazione e social scade nella frenesia, e quindi se scade nella frenesia scade nei Pure titoli sensazionistici o nelle fake news. che tutto è possibile, ognuno ha una sua idea, quindi ognuno c'ha ragione, non è proprio così. Sì, No? Però sì, vabbè, questo è un altro discorso ancora. Di base c'è tanto materiale, cioè i ragazzi vogliono informarsi, vogliono sapere, questo è il materiale di partenza. Poi magari dobbiamo essere pure noi adulti a capire come regolare il web e cercare di trovare, ma siamo agli albori di questa rivoluzione, non siamo in grado ancora. oh, sei, ti giuro, sei la prima persona con cui parlo che dice questa cosa che io ho in testa da una vita, che molti pensano che i social ad oggi siano già, come dire, fermi, cioè si siano già fermati, siano già finiti, ecco, siamo arrivati al massimo della potenzialità e noi l'abbiamo già gestiti. Ma non è vero, cioè i social, cioè, ma se tu vai a vedere proprio nella storia, fa un po' un processo marxismo di rivisitazione, no? Materialistica della storia, tu vai a vedere tutte le varie rivoluzioni vere, ma sono rivoluzioni, sono durate anni, decenni, cioè nel senso non si fanno in internet, i social, ma in realtà sono da 10 anni, 12 anni, cioè non è niente, ancora ce ne vuole e saremo noi, hai detto benissimo, ma anche tu, nel senso a dover. Non ho chiaramente la palla di vetro, quindi non so dove andremo. La No, mia no, esatto. percezione, io parlo solo della mia percezione, è che siamo agli albori totali. Nel senso che questa cosa è proprio un inizio di un percorso. Si aprono anche nuove strade, nuovi spazi. Penso al metaverso, si chiama metaverso, se io sbaglio sempre. Insomma, si aprono diverse strade che non so dove ci porteranno. Tra l'altro, la tecnologia si evolve con una velocità quasi ingestibile, e quindi è sciocco pensare che noi siamo arrivati alla conclusione di questo percorso. Siamo agli inizi, e infatti non sappiamo assolutamente come gestirli questi social, cioè nessuno, ma dai governi a noi poveri esseri umani che ci abbiamo a che fare con. È un processo, cioè arriverà con andare avanti. Sì, infatti alcuni social già cominciano a parlare di identità digitale vera e propria. Per accedere a un social network forse servirebbe avere un'identità digitale riconoscibile, io sono d'accordo. Il metaverso sarà. Metaverso a me spaventa molto. Cioè attira, ma spaventa da morire. Sì, anche a me spaventa molto. Ma perché veramente. Ma pensa andare, non lo so, se si arriverà mai a una cosa del genere, tu ovviamente mi direi spero di no, probabilmente te lo direi anch'io, una scuola nel metaverso. Guarda, e poi quando ci stai dentro a questi processi fanno anche meno paura di quello che. Perché Beh, se beh. hai detto 30 anni fa, guarda che farete 2 anni di scuola col computer e non ci siete Sì. praticamente a scuola, che poi è quello che si è palesato e che durante la pandemia ci sarebbe preso un colpo. È Saremmo vero. da morire, avremmo detto non è possibile, com'è fattibile una cosa del genere? Tutti i ragazzi d'Italia chiusi dentro casa davanti a un computer a fare lezione. 30 anni fa sarebbe stata una follia, no? Oggi è la normalità, non dico che questo sia bello, però è la realtà. Quindi poi ci confronteremo pure con questa nuova realtà e vedremo che cosa esce fuori. Magari tra 10 anni sto a fare video, no, i video, sto a fare lezioni nel metaverso con le classi davanti, no, non lo so, tutto, vediamo. No, ma appunto tornando alla scuola, pensare alla scuola nel futuro è molto difficile, e quindi ti chiedo, molto più facile ma anche più cattivo, nella scuola presente, cioè quella di oggi, che cosa cambieresti? Il ministro è troppo cattiva? No, Guarda, qua sei su una piattaforma libera, quindi la mia, puoi. quindi se ne prendo la responsabilità. No, vabbè, a parte gli scherzi, sì, gli alti vertici non stanno capendo nulla di quello che succede. Cioè, noi qua stiamo a parlare io e te di queste cose, ma io oggi ho chiuso i pacchi della maturità con la cera lacca. Tu te rendi conto? Cioè, 2022. io oggi ho chiuso, io sono stravolto da questa cosa. Oggi ho chiuso i pacchi della maturità con la cera lacca. E tu direi, ma qual è il problema della cera lacca? Problema, perché a parte che, voglio dire, non sapevo manco dove comprarla la cera lacca, cioè non sapevo proprio dell'esistenza. Cioè. Ma poi ancora tutta questa, tu non puoi capire la carta che
che abbiamo sprecato per stampare verbali su verbali. Con quello che sta succedendo nel mondo, noi sprechiamo carta, perché ogni foglietto deve riportare milioni di firme, milioni di... in un mondo come quello di oggi, in cui ci sono tutti gli strumenti per fare diversamente. Tra l'altro, ne parlavo con un mio collega, sì, è vero che ci hanno dato degli strumenti digitali, per esempio per fare la maturità c'è commissione web, adesso non voglio entrare nel tecnico, però è un sito sul quale tu ti colleghi, la commissione gli indica tutto quello che sta facendo, ma non è un vero e proprio sostituto del cartaceo, è un di più. Cioè, in realtà, per come sono abituati a ragionare i nostri politici, i nostri ministri in questo caso, noi produciamo, non è che produciamo il digitale per abbandonare il cartaceo, per abbandonare la burocrazia. Noi facciamo il digitale per aumentare la burocrazia. Cioè, oltre tutta la burocrazia tradizionale, oltre alla cera lacca, noi abbiamo pure commissione web, cioè da gestire. Quindi abbiamo anche il digitale. Fatta così non c'ha senso, capisci? Penso una cosa del genere, questa cosa non la capiranno a breve, la capiranno tra molto molto tempo. I ragazzi continueranno a studiare su YouTube, è normale perché è un mondo che non li attrae, è un mondo che non è al passo con i loro tempi, quindi che cosa cambierei della scuola? Cambierei chi la può cambiare e non la cambia, questo cambierei. Non sta a me, professore precario di liceo, cambiare la scuola, non me ne sento assolutamente la responsabilità, sia chiaro, però per dire, non tocca a me, non tocca a te che stai facendo una diretta qui su questo tema, cioè tocca a chi può farlo e se ne frega altamente di farlo, questo è. E ci speri? Cioè, credi che... Io credo che, come al solito, troveremo poi alla fine noi, studenti, docenti, scuole, singolarmente le soluzioni nuove per andare avanti. E piano piano si adegueranno, come succede. Ma nel pratico io, vabbè, lo so perché stavamo a scuola insieme, tra virgolette, nel senso era la stessa scuola. So che, per esempio, in quella scuola, rispetto magari ad altre, è anche già molto più attrezzata a livello di tecnologia, proprio di stare al passo con i tempi, con i mezzi proprio, cioè so che studiano con gli iPad, cioè io ho studiato con gli iPad, io quando sono entrato in quella scuola la prima cosa mi hanno detto: questo è l'iPad, devi fare le ripetizioni con questo. Come si usa, che cosa vuol dire? Sì, sì. Però, dopo un pochino, qualche processo di apprendimento anche per me, in realtà lo studente era iper motivato, poi io stavo con le medie, non stavo con il liceo, però era iper motivato nello studiare con l'iPad. Avevano questo televisore gigantesco e proiettavano le cose dall'iPad. Quindi comunque, in quella scuola la tecnologia è arrivata, ma io, cioè, basta entrare in un'altra scuola, ma qualsiasi, a Roma, ma ovunque, e vedi, ma non solo la carta, ma vedi la situazione che è la LIM. Sì, punto. Sì. Io sono stato fortunato a incrociare quella scuola nel mio percorso, perché è una scuola digitale a tutti gli effetti, usiamo gli iPad, usiamo le Apple TV, insomma, nel senso che lì l'investimento è stato importante e hanno fatto bene, perché poi tra l'altro l'hanno fatto da tanti anni, non è che l'hanno fatto adesso col Covid, quindi... Sì, sì, proprio a prevenire, no? E quella è proprio la dimostrazione che quando riesci a prevenire poi non devi curare, perché poi quando è arrivato il Covid noi eravamo attrezzatissimi, eravamo pronti e quindi non abbiamo avuto un attimo di difficoltà, siamo stati bravissimi, non lo dico perché la mia scuola e lo dico perché è un dato di fatto. No, è vero. Ecco quello che ti dicevo, però questo è perché è una scuola paritaria, è una scuola che ha delle persone che hanno preso una responsabilità di investire per la scuola statale, per la scuola pubblica. Chi è che si prende questa responsabilità? E torniamo di nuovo al discorso di prima. La dovrà prendere, perché sennò continuiamo così e con la cera lacca. Io sono stravolto da questa cosa. Allora ti faccio tornare un po' più sul tuo. Domanda secca. Perché sei professore? Perché non potrei fare altro, guarda. Andrea, cioè non potrei proprio fare altro. A parte non so fare nient'altro, quindi questo è il okay. Non so proprio fare niente, io so chiacchierare questa roba. Non so questa è la risposta che... L'hai mai visto Rocky? Sì. Okay. Era quando Adriana gli chiede: perché fai il pugile? Perché non so né ballare né cantare. Sì, io non so fare nient'altro, guarda, nel senso che lavori manuali pratici sono negato. Qualsiasi altro, diciamo, settore del sapere mi è oscuro. Io so soltanto parlare di sta roba qui, di letteratura, di storia,
perché è la mia passione. Quindi io l'ho fatto, attenzione, non dico che l'ho fatto perché non potevo fare altro, l'ho fatto perché ho assecondato la mia natura, cioè ho assecondato quello che mi piace fare, che mi piace essere. E questo mi ha portato qui. Però so che sei anche molto appassionato. Stavo leggendo la domanda sotto, poi la leggo. Alunni intelligenti delle superiori, ci chiede Alejandrina. Alunni intelligenti delle superiori chiedono un cambiamento del sistema a scuola, delle valutazioni, non vogliono inizio di conoscenza finalizzata a prendere 8, 9 e 10. Quindi un sistema basato principalmente ovviamente sui numeri, sullo studente che, cioè sul, tra virgolette, prodotto che tira lo studente. Sì. Io perlomeno. Ristrutturato tutto, però con sapienza. E invece, insomma, ho paura che poi se ristrutturi tutto senza sapere bene come fare, questo potrebbe essere anche un problema nei prossimi anni, eh. Quindi bisogna stare. Sarebbe bello partire con qualcosa. Almeno far vedere che c'è l'intenzione, perché io di grandi, Dio, no, di riforme scolastiche mi ricordo, però di modifiche veramente intelligenti, ultime me ne ricordo poche, sinceramente. Parlo io, Andrea, ovviamente adesso. Sì, no, ma parlo anch'io, insomma, non mi sembrano molto illuminate le ultime riforme, anche relative al reclutamento di nuovi docenti, cioè, sono riforme così. Tu vivi poi dall'interno, cioè cosa vuol dire essere docente in Italia? Io so che è un po' un calvario, cioè un'odissea, è un qualcosa. Tu hai Guarda. fatto supplenza? Ti hanno mandato a fare supplenza prima, dopo? Ho fatto questa esperienza di 5 anni lì a scuola per gli studi, e che poi possiamo nominare, è il più undicesimo, non è che Certo. ecco. Vabbè, io non l'avevo perché per nulla, eh. No, ho fatto 5 anni lì in modo stabile, continuativo. Questo mi ha permesso di avere delle classi con le quali lavorare a fondo, no? Perché insomma le ho portate avanti. Quindi mi sento fortunato. Tanti altri miei colleghi, amici, comunque fanno ogni anno una scuola diversa, ogni anno una. Vabbè, non ci addentriamo in questo perché è No, tremendo. Uno lo deve fare perché è una passione, perché gli piace stare in classe, in contatto con i ragazzi, trasmettere un sapere, agire sulla loro coscienza. Questo, lo fai per questo, perché sennò se pensi ad altro ti arrabbi soltanto. infatti l'avevo chiesto perché sei professore. Tu mi hai risposto questo, infatti. Sì, io guardo Però questo, non mi posso mettere a guardare il resto. E tra l'altro voglio anche dire una cosa, insomma, lì fuori il mondo è duro un po' per tutti, eh? Non solo per i docenti. Cioè, è vero che noi docenti abbiamo difficoltà e facciamo anni di precariato, facciamo concorsi assurdi, però io, insomma, lo so benissimo che ci sono professioni ancora peggiori, eh? Quindi questo lo ricordo anche ai colleghi ogni tanto che se lamentano, io pure me lamento, poi io me lamento sempre per definizione, però lo ricordo a me stesso e ai miei colleghi ogni tanto, attenzione ragazzi, perché là fuori il mondo è ancora più duro, eh. È vero che noi stiamo a combattere col precariato, ma c'è pure chi combatte proprio che non arriva a fine mese o che ha delle aziende per cui paga delle tasse infinite, che lo mandano sul lastrico, cioè non scherziamo, sto paese sta in difficoltà tutto, non solo. grazie. Però ho visto che sei anche un appassionato di musica. Ho Sì. visto che hai scritto anche dei saggi sulla musica, Sì, un vero? paio, sì, ma ero proprio piccolo, cioè quando avevo 20 anni, 23 anni, insomma, e poi 25, 26, ne ho scritti due. Sì, sulla musica indipendente, insomma, questo era la mia grande Tu? passione. Hai mai fatto qualcosa di tuo invece, Eh? Sì, musicale? suonavo, Sì. avevo una band, insomma, facevo cose. Poi dopo, insomma, per il periodo dell'università, poi quando è finita l'università, la carriera di insegnante ed era quello che volevo fare, quindi lo prendevo più come un gioco. Okay. Sì. Però si può dire che sei un autore a tutti gli effetti, non solo per quei due saggi, ma soprattutto perché hai scritto un romanzo che è uscito da poco, è uscito a maggio 2022, si chiama Io sono Persefone, che io devo comprare assolutamente, non l'ho ancora comprato, perdonami, di solito lo mostro qui, di solito ce l'ho qui, lo mostro. Diretta a questo punto, mi dispiace. No. Lo so, perdonami, non ho fatto in tempo. È uscito appunto a maggio 22, Io sono Persefone, perché tu sei un grandissimo appassionato di mitologia, ho visto. E questo è un romanzo mitologico, Sì, Persefone. sono appassionato
di, più che di mitologia, sono appassionato proprio del mondo classico. E la mitologia io la guardo proprio con quel filtro lì. Mi piacciono i testi dell'antichità classica. Io ho fatto lettere moderne in realtà, ma la letteratura latina e anche quella greca le ho sempre studiate tantissimo. Beh, quella latina fa parte proprio del mio percorso. Quella greca anche l'ho sempre studiata, anche da solo, perché comunque mi ha sempre affascinato tanto. E quel mondo lì, fatto di divinità, fatto di regole completamente diverse rispetto alle nostre, mi ha sempre emozionato tanto. Quindi il romanzo nasce da questa cosa qui. Di cosa parla? Questo romanzo è la storia di Persefone, insomma, ho preso un mito che è quello di Ade e Persefone, Persefone che è questa giovane figlia di Demetra che viene rapita da Ade, la madre insomma voleva che lei stesse per sempre accanto a lei nei campi, no? Per gestire le messe, per gestire la fertilità dei campi, invece questi piani di Demetra non vanno a buon fine perché questa figlia le viene rapita e le viene rapita. Viene trascinata giù negli inferi e Ade è convinto che lei debba essere sua moglie, la regina degli inferi. E nel mondo antico questa storia è stata raccontata, guarda, è una storia antichissima. Noi la apprendiamo grazie alla letteratura greca e romana, ma è una storia ancora precedente, è quasi preistorica, perché sono quei miti di fondazione quasi. E questa Persefone poi è la responsabile della nascita delle stagioni, perché a un certo punto... Infatti, è quella del stagione, mi ricordavo. Questo è bellissimo, guarda, è il motivo per cui amo questo mito, perché Persefone poi a un certo punto viene fatto un accordo tra Demetra, la madre, e Ade, che l'ha rapita, e si mettono d'accordo affinché lei passi 6 mesi giù negli inferi, e sono quei 6 mesi di autunno-inverno che viviamo. E perché? Perché la madre, quando la figlia non c'è, sta giù negli inferi, smette perché è depressa. Perché piange, smette di prendersi cura dei campi. Quando la figlia torna per gli altri 6 mesi, primavera, estate, la madre è felice e ricomincia a produrre. Ma Persefone non è contenta di questa cosa? Scusa, che io poi ci entro dentro, no, nel senso... Guarda, ti dico una cosa. Persefone, poveraccio, è una delle divinità più antiche e più belle, più raccontate, però non ha mai avuto una sua voce. Cioè, nei testi classici, il suo punto di vista non esiste. Ma il punto di vista della ragazzina rapita, cioè per un... Ma sei la regina degli inferi. Ma per un uomo dell'antichità non è interessante il tuo punto di vista, tant'è che penso a Ovidio, penso a Esiodo, penso a Omero, hanno sempre raccontato questa storia dal punto di vista di Demetra. Okay. Però dramma era la madre che perdeva la figlia, non era lei poveraccia che veniva rapita, questa è la lettura. Certo. Contemporanea, no? E quindi io da contemporaneo ho deciso di raccontare il suo punto di vista. Il libro è in prima persona, si chiama appunto Io sono Persefone, perché è lei che ci racconta la sua storia di rapimento, quindi di come vive questo abbandono dei campi. La storia è ambientata in Sicilia, vicino all'Etna, in questi campi meravigliosi in cui vive con la madre e con le amiche, e di colpo invece questa si trova in un mondo infernale. In cui le dicono che deve stare lì per sempre, quindi secondo me era interessante il suo punto di vista. Quindi il libro racconta il punto di vista di Persefone. È lei che racconta la sua storia, la sua evoluzione anche da ragazzina a donna, perché anche nel mito antico Persefone non si chiama ancora Persefone quando è sulla terra con la madre, ma si chiama Core, che in greco significa proprio ragazza, quindi proprio senza un'identità, una ragazza qualunque, no? Che vive accanto alla madre. Quando viene rapita, poi prende il nome di Persefone e diventa la regina degli inferi. Mi interessava questa crescita, no? Della ragazza, della donna. Quindi c'è tutto questo nel romanzo, insomma. Ho saputo che ti sei spostato per scrivere questo libro. Che sei andato un po' in giro, sei andato anche in Sicilia, vero? Sì, perché poi, insomma, ho preso l'occasione per girare, no? E quindi... per vedere anche dei luoghi proprio pratici in cui il mito affonda le sue radici. Per esempio vicino Catania c'è il lago di Pergusa, che è il lago secondo il quale, già Cicerone ce lo diceva, lì è avvenuto il ratto di Proserpina, perché poi i romani la chiamano Proserpina, no? E dice, là è avvenuto questo rapimento. Allora io sono andato a vedere sto lago, non c'è niente, ovviamente. Niente. Vabbè, ma è un mito, no? Quindi non è che io mi aspettassi di trovare chissà che. Però era evocativo, perché in fondo poi c'è l'Etna e quindi l'ambientazione era meravigliosa. Un luogo invece che mi ha ispirato proprio tanto, perché lì c'è qualcosa, è Siracusa, e sono andato a scrivere anche lì, perché a Siracusa c'è un antico tempio di Demetra e Core.
E c'è il Museo Archeologico di Siracusa che ha un migliaio di statuette di questa core, perché hanno trovato tutte le statuette votive di questo tempio, no? E io in quel museo archeologico ci ho passato una giornata, perché ero proprio... mi trovavo Persefone ovunque, no? Queste statue antichissime, pensa, VII, VIII secolo avanti Cristo, cioè stiamo parlando di cose proprio perse nel tempo, no? Posso dire una cosa da profano? Però per ritornare nei miei panni da ragazzo della generazione Z, perché poi la mitologia è quella cosa che ti affascina, ma che devi entrarci. E devi avere, no, il coraggio. Una volta che ci entri, tipo quelle cose ti prendono e ti fanno loro. Io lo sai come sono arrivato, come sono entrato nella mitologia. Ora non sto dentro la mitologia, non la studio, però sono appassionato. Tanto per dire l'unione dei saperi da 3000 cose, tramite un videogioco. E io ho giocato ad Assassin's Creed Odyssey, che è stupendo. L'ho finito. Che io ho comprato anche la DLC. Quello che poi c'è Persefone, E c'è Persefone, adesso sto entrando nell'Elisio. Vabbè, è bellissimo. Fatta un po' come un'aliena di quelle, insomma. Eh beh, io non so com'era, non ho letto video, non lo so. Un po' tanto pop, però va bene uguale, cioè quel gioco è meraviglioso, io l'ho amato. È bellissimo il gioco, ma poi, cioè, pensare che io perché ho iniziato a giocare a Assassin's Creed Odyssey? Per diletto, ok, parliamoci chiaro, ma perché poi mi piacciono gli Assassin's Creed. Ma a me ha fatto una cultura, cioè io mi sono andata, adesso ho comprato un libro sulla mitologia, cioè per dirti che anche queste cose ad oggi fanno l'unione del sapere che dicevamo all'inizio, c'è il web, c'è il mondo vero, c'è l'esperienza della vita, ma c'è tanto altro. Ma l'importante secondo me è questa la cosa, sai, quando si giudica la generazione Z dicendo non sono interessato, non sono... Ma perché ora tu, nel senso tu che lo stai criticando, non hai la sua percezione, non hai la sua visione. Perché un ragazzo, se ha la visione che anche tramite un videogioco può imparare, allora cambia tutto. Cambia tutto. È stravolto tutto quanto. Cioè, è inutile che stai qua, no, non impari, no. Cambia tutto. Approfittato di quel gioco, ti dico la verità, perché io proprio lì a scuola, al Pio, quell'anno in cui giocai a Assassin's Creed Odyssey, poi mi sono comprato tutti gli altri, vabbè, io già venivo da lì, Perché poi a Firenze, Assassin's Creed sono meravigliosi, per sempre storia, diventi matto con quel gioco. E l'anno in cui ho giocato con Assassin's Creed Odyssey, io avevo una classe di geostoria di primo anno, e il programma di geostoria di primo anno è storia greca. Quindi io l'ho usato quel gioco, io mi ricordo di aver usato alcuni estratti di video, mi ricordo di aver usato alcuni percorsi, ti ricordi che facevano i percorsi didattici dentro al gioco? Cioè a un certo punto dei personaggi che tu potevi seguire ti spiegavano la città, ti spiegavano la... E io l'ho usato quei video, loro sono impazziti. Io avevo anche proposto di portare la PlayStation a scuola e giocarci, però poi non si è più fatto niente. Però sarebbe stato. se dovessi avere una classe nuovamente di geostoria lo farei. Perché magari quella lezione lì, davanti alla PlayStation, a giocare con Assassin's Creed Odyssey, ti fa tutta la differenza per un anno intero di insegnamento. Perché Ma è totale. in... E tra l'altro è un gioco anche molto preciso, in quello che racconta. Cioè, No, ha attenzione. fatto benissimo. È Cioè, fatto benissimo. proprio a parte visivamente, io mi ricordo quando sono arrivato ad Atene. Cioè, Quello è un momento magico che ricordiamo. era perfetta. Cioè, tu vorresti, cioè, a parte tu ti senti lì, ma poi tu, cioè, io adesso voglio andare ad Atene. Voglio andare ad Atene veramente nella mia vita, voglio andare a vedere Atene. Cioè, capito? Vedi, tra l'altro. Vi giuro che se un giorno facciamo un evento con degli studenti o qualcosa, ti invitiamo, portiamo la play e giochiamo a Assassin's Creed Odyssey. Magari, guarda, io Totale, finito. il gioco poi fantastico. Poi è uscito anche l'altro sulla mitologia norrena, questo qui Valhalla, mi è piaciuto un po' meno, però Vale. quello. No, ma quello sull'antica Grecia è È più fantastico. bello. Sì. È più bello. Torniamo un pochino, siamo tre bellissimi di questa. Lo Z-Talk è questo, è una chiacchierata su tutto, Sì, quindi. certo, ma poi insomma, Ciao, proprio che uno si emozioni grazie a queste cose, cioè significa che è andato a buon fine il lavoro che hanno fatto, cioè ha fatto appassionare persone di un periodo diverso dal proprio, ha trasmesso Adesso arriva la partnership, cioè arrivano, ci chiedono una sponsorizzazione. Immagino. Guarda, c'ho le ultime tre domande. Sì. La prima, che è la domanda bonus, che è una domanda che io ho fatto a Barba Sofia, e te la voglio rifare a te perché
ovviamente professore con professore, voglio rifarla. Però è una domanda molto, si immagina questo futuro distopico, una domanda distopica che a me piace tantissimo perché mi dice tanto della persona, okay? Cioè della visione del mondo, no? Okay? Che è una domanda che in realtà non ho inventato io, ovviamente sono un profano, era di Tolstoi, quindi figurati. Allora, immagina che domani finisce il mondo, ok? E quindi muoiono tutti, ok? Fra migliaia di anni il mondo si comincia a ripopolare, quindi una nuova specie umana. E secondo te, questa nuova specie umana, ripopolandosi, ricommetterà gli stessi identici errori che abbiamo commesso noi e che quindi fra migliaia e migliaia di anni un io e un tu staremo lì a dire: ma se tornassimo indietro, rifaremmo questa, o forse nel futuro? Cioè, se la specie umana finisse e si ripopolasse, rifaremmo tutti gli stessi errori, cioè sarebbe tutto uguale. Tutti, soprattutto gli errori, perché le cose belle tante volte che noi abbiamo prodotto in quanto esseri umani sono state anche frutto di una fortuna momentanea, di una situazione fortuita a volte anche, mentre gli errori e le stupidaggini che abbiamo fatto sono state proprio ragionate, sono state proprio ricercate, sono state proprio. Quindi secondo me le stupidaggini che abbiamo fatto nella storia le rifaremmo tutte una per una proprio perché siamo abituati a ragionare così. Sì, secondo me sì. Io credo che succederebbe la stessa Tolstoi, scusami, diceva, cioè, odiava il fatto, non mi ricordo chi lo diceva, mi sono scordato al momento giusto, vabbè. Tolstoi attaccava quest'altro personaggio letterario dicendo: no, no, questo non è l'unico mondo possibile. Però effettivamente, cioè, dalla tua risposta, secondo me questo è l'unico Sì, mondo per possibile. me, nella mia visione, sì, è l'unico mondo possibile questo. Sì, secondo me sì. Perfetto, prima domanda bonus fatta. Ho capito molto di te, vabbè, queste cose. No, volevo poi, insomma, il tempo, cioè, è finita oggi la maturità, quindi in realtà ma è finita per tutti, tutta Italia è finita la maturità. Ah, No, 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 è la mia commissione, la mia ok, sono perfetto. altri. Dai, allora, se vuoi dare qualche consiglio in extremis, un paio di consigli a chi ci sta seguendo, magari a qualche maturando, alzate la mano se non è vero, non siamo a scuola, non alzate la mano, fate il saluto con la diretta. E, se siete maturandi fra poco, mi dispiace per voi, a metà luglio è bollente fare la maturità, però avete un prof qui, insomma, quindi se vuoi dare qualche consiglio di come è andata questa maturità. Io il consiglio che do è vi prego, basta D'Annunzio. Basta, basta. Perché si collega a tutto, Non si ti collega a faccio. tutto, è sempre quello. Basta D'Annunzio, basta Nietzsche, basta la marcia su Roma. Cioè, il programma di un anno è fatto di tante cose. E invece si va sempre a parlare di D'Annunzio, di Fiume, di queste cose. Non ce la faccio più. E poi perché volta, insomma, ci mancherebbe, però. Cercate di, questo è il consiglio che darei, cercate di essere originali e di dare delle informazioni in base a quello che vi ha appassionato, no? Durante il percorso. E non Perché si vede. perché si vede, fa tutta la differenza. Una persona appassionata davanti a te che parla di cose che ha interiorizzato, che ha amato, fa una figura incredibile, altro che D'Annunzio, la marcia su Roma, l'impresa di Fiume, il Nietzsche, il superuomo. Cioè, che so, se poi vanno emozionato quelle, per carità, ci può stare, insomma, sono cose meravigliose anche quelle. Però buttatevi su quello che vi ha emozionato, perché quello poi fa la differenza. Questo è il consiglio. Guarda. A me era uscito un elaborato che mi portava fuori strada dalle mie passioni, ad esempio. L'ho forzata malissimo. Cioè, l'ho forzata malissimo, nel senso, non è che l'ho forzata malissimo. Ho cercato in tutti i modi di farcelo entrare tramite una mia visione. Io ho beccato la presidente di commissione, che era totalmente in disaccordo, che mi ha ammonito, dice: sei sicuro che la vuoi fare? Sì, vai. Poi è andata benissimo, benissimo. Hai fatto bene, perché alla fine ti ripeto, cioè, ci sono quegli argomenti, mi ricordo pure durante la mia maturità, ci sono quegli argomenti che tu vuoi dire ad ogni costo, proprio perché ti hanno emozionato, ti hanno appassionato, e Esatto. a uno a un certo punto li dice lo stesso e va bene così. Sì. Ok, gioco finale. Vai. Gioco finale, sono due domande. La prima domanda è: dove ti vedi e come ti vedi tra 7 anni e mezzo? Ora ti dico 7 anni e mezzo perché? Perché 10 anni erano troppi, 5 anni erano troppo pochi, e quindi ho fatto la metà. 7 anni e mezzo è un buon compromesso, effettivamente. Capito?
Dove mi vedo? Mi vedo. Oddio, che domanda. Guarda la reazione di tutti, non ti preoccupare, vai tranquillo. Innanzitutto spero di vedermi vivo, ecco, primo. Secondo, mi vedo dove? Mi vedo ancora a scuola, perché è il lavoro che ho scelto e quello che voglio fare per tutta la vita. Quindi mi vedo ancora a scuola, forse con un po' più di fatica addosso, però mi ci vedo. E spero di vedermi, lo dico, insomma, senza difficoltà, con una carriera di scrittore ben avviata, perché è stato sempre il mio sogno e sì. Sì, è sempre stato quello che ho voluto fare, insomma, adesso l'occasione di Io sono Persefone per me è stata grandiosa, anche perché è una grande casa editrice, quindi appena ho potuto ho iniziato questo percorso con tutto l'entusiasmo del mondo, lo continuerò con tutto l'entusiasmo del mondo, quindi spero di vedermi ancora in giro a scrivere, quello sì. Stai già pensando a progetti futuri di Sì, nuovi libri. Non spoilerare nulla, ma tranquillo. perché tanto... Idea ogni 5 minuti ultimamente, quindi cioè, ho ideato Okay. libri in testa, ma poi magari nessuno di questi sarà, quindi non lo so. Però ecco, mi vedo in giro a scrivere e questo mi emoziona. Sì. Guarda, prima dell'ultima domanda ti leggo questi due commenti. Uno bellissimo, sono riuscito a studiare bene storia grazie ai tuoi video, comunque maturata sabato con la lode. Grande. Ma davvero si può dire di tutto? Alla mia classe, prof, consigliavo di non portare determinati argomenti. Vuoi rispondere? Vabbè, poi ogni... Ma penso dipenda da... non c'è una linea guida in questo. Io non censurerei mai alcuni argomenti perché... Cioè, no. Forse lo fanno per indirizzarti, ma Sì, insomma non... però insomma, boh, non lo so, lascia non perdere, l'avrei dato. segui le parole. Ultima domanda. Io devi dire la prima cosa che ti viene in mente quando ti dico queste tre parole. Scuola, giovani e futuro. Mi viene in mente una parola brutta, non pensavo, sai? Mi viene in mente paura. Vai, dilla. Paura. Mi viene in mente paura. No, giuro che non pensavo, perché mi sento molto ottimista invece in quello che faccio, però boh, forse sarò un po' stanco oggi, non lo so. Però se sei greco, cioè se sei del pensiero greco, paura Sì, nell'etimologia greca non è esatto. una brutta parola. No, Cioè, nel anzi. senso... No, però non me l'aspettavo, sai, mi hai detto di dire la prima, quindi sono stato onesto, ti ho detto la prima. Quello deve essere. E paura, perché insomma, il futuro mette paura e pensare ai giovani nel futuro, ho un po' paura per loro. Io un po' la strada ormai l'ho trovata, insomma, ripeto, ci tengo a sottolinearlo, non sono anziano, insomma, sono ancora io pure giovane. Io non so che generazione sono, io mi sono perso Si delle... vede da qui. Z è dal 97 al 2010 E non o c'entro, 2007. io sono dell'89, non ci entro. Non Che c'entri, mi generazione dispiace. sono, la sai? Sei millennials. Tu sei millennials. Ah, io sono tra i millennials, quindi, però diciamo che cioè, la paura è relativa non a me, perché io la mia strada un po' l'ho trovata, cioè ormai la mia identità l'ho costruita, so quello che voglio, tu mi dici tra 7 anni dove ti vedi, io so rispondere a questo. No, tu sei boomer, bloccatela subito, Bianca. Boomer non ti permettere, no, boomer è un'altra, però scusate, proprio qui i termini, cioè boomer È non è, vero, è vero. non sono boomer, cioè, sono tra i... Il boom economico è il boom del 60, dai, Economico, non io ci ho è fatto la vero. crisi del 2014 come E voi, allora? perché ero dal liceo, quindi no, non me lo becco il boomer. No, ti fa provocare. Ma no, pure gli studenti in classe, perché lo sanno che magari, quindi pure gli studenti in classe spesso, prof, però sta cosa che ha detto è un po' da boomer, e quindi no? Anche Però paura è risolvibile. Molte volte la paura fa comunque andare, quindi. Ecco. sì, c'era un altro che scriveva ansia, ansia, ansia. Tra l'altro lo conosco bene, chi ha scritto Ansia, 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 è un mio studente. E ansia, vabbè, l'ansia è costruttiva come la paura, se la sappiamo usare. Quindi dai, cerchiamo di essere ottimisti perché la paura invece è un motore a volte, è un motore fondamentale, se no dormiamo e non concludiamo niente Sì, nella vita, no? Invece con un po' di ansia e paura riusciamo poi a fare cose belle. Niente, ho tirato... Dani, fra un minuto Instagram ci chiude la diretta, quindi Bene. tocca chiudere. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, è stata bellissima. Spero che anche per tutti coloro che ci hanno seguito. E ci risentiamo. Assolutamente sì, grazie È veramente. stato strapiacere. Pagina, non l'ho detto fino adesso, mi piace un sacco, continuate così, dovete crescere un sacco. Grazie. Vi Grazie mille.
comando, crescete perché bel lavoro. Grazie, grazie, grazie. Tu ci aiuti in questo, voi ci aiutate. Quindi, ovviamente la live verrà ripostata, quindi okay, la potete vedere. Ciao Dani, grazie mille. Grazie. Ciao, 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 ciao a tutti.